Buongiorno a tutti, sono Francesco e ben ritrovati con questo nuovo video tutorial. Oggi vedremo come scaricare, installare e configurare Memory Cleaner. Questo caso utilizzo il programma molto semplice, ho preso già anche perché questo programma serve anche per tenere la RAM abbastanza libera. Praticamente sotto chioppo la RAM potremo fare anche il tasto destro, l'albero di applicazione e gestione attività e andare in prestazioni e trovare qua questa memoria da indicare. Memoria RAM. Anche utilizzato ad esempio widget, questo sistema virtualizzato dove non sono installati proprio programmi, giusto 2, 4, 5 massimo al momento. RAM non è utilizzato veramente in maniera enorme, mentre in PC ci sono molti programmi, varia parecchio l'utilizzo anche della RAM, dipenderà sempre da come è stato tutto configurato. Dunque, per prendere tempo andiamo già su Google. Lascerò sempre il link nel blog di questo post, in quanto utilizzate anche il computer tra i vari programmi. Poi quasi entriamo altre opzioni anche da Windows, nel caso potreste anche scrivermelo nei commenti se volete vedere altre opzioni per velocizzare di più Windows, le potremo anche vedere. Scriviamo su Google lo Memory Cleaner, ecco qua il primo link, Memory Cleaner. Questo è il sito anche Memory Cleaner, semplicemente potremo fare download now. Qui ora sta scaricando tutto il programma, eccolo qua. Molto molto semplice e anche abbastanza leggero. Potremmo fare tranquillamente un doppio clic, esegui, daremo un sì. Qui metto sempre come c'è qui, accetto insieme Memory Cleaner now, cioè chiede di installare Memory Cleaner, questa c'è un'altra versione, e l'ultimo aggiornamento, cioè il programma sì, accetto, e sta installando tutto il programma, ed eccolo qua, si è anche avviato. Questo lasciare qua, cioè per essere tranquilli, questo semplicemente programma per configurare e liberare un programma chiudendo alcuni processi inutili, e lascerà sempre chiudere qualcuno se ovviamente li trova. Potremmo andare in opzioni e mettere semplicemente questi tre spunti, cioè, questi due servono per la pulizia della RAM, questa per avviare il programma all'avvio di Windows. Questi due potremo mettere anche con il System Crash, quando arriva oltre 80% ed ogni 5 minuti. In questo caso, facendo entrare questo programma anche all'avvio, proprio per cioè questo non richiede davvero tante prestazioni, di conseguenza lo lascerei tranquillamente l'avvio del computer. Abbiamo anche settato tutto quello che serve. Se volessimo cancellare un po' di RAM, potremmo tranquillamente prendere Trim Process Working Set, anche Clear System Cache, e avremo anche liberato un po' tutto quanto. Ovviamente comparirà qui questa meritrice nascosta, dove potrete sempre fare con il tasto destro avviare queste opzioni o avviare anche il Memory Cleaner. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile, e vi ricordo che se è piaciuto di lasciare un mi piace, condividere il video, di aggiungere i preferiti, di commentare il video anche con qualche consiglio, anche se qualche tutorial un po' più particolare, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao a tutti!